I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 203-2006 e alle delibere AGCOM 2608 CIR e 1504 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Via. Cade la neve su ponti, strade, fiumi e città. Scende la neve e quanto non si sa. Ci siamo? Sì, eccoci, puntualissimi come sempre, come tutte le mattine e anche negli altri appuntamenti della giornata. 40 minuti insieme in allegria e in spensieratezza con delle notizie, ma soprattutto quei consigli che tra poco vi porteranno molto molto vicini a quella che sarà la quarta estrazione di dicembre che si vivrà tra poco. Mercoledì, perché viene recuperata ovviamente il giorno dopo. Buongiorno, ciao Carolio! Buongiorno Sheila, ben ritrovata. Come va? Come stai? Io dai, abbastanza bene. Io quando vengo qua al lavoro sono sempre contenta, lo Bene, sai. molto ma molto bene. Quindi noi di Casalotto stiamo tutti quanti bene. Stiamo facendo, Sheila, questo primo weekend, no, weekend, primo ponte del mese di dicembre assieme. Quindi È vero. bellissimo, anche perché abbiamo sicuramente la complicità di tutti voi che ci state seguendo dalle vostre case, dalle vostre abitazioni. Per noi è bellissimo, è importantissimo, perciò vi ringraziamo. Abbiamo visto che avete anche apprezzato tantissimo le nuove rubriche, quelle dei saluti e quelle degli auguri. Magari anche nella puntata di quest'oggi ne parleremo, anche perché queste rubriche noi le vorremmo sempre con voi, con il vostro aiuto, portare avanti, soprattutto per quanto riguarda questo mese di dicembre. Come Sheila ha ricordato, saranno 40 minuti, quindi passeranno velocissimamente. E allora attenzione, perché già vi abbiamo dato delle informazioni importanti per quanto riguarda questa quarta estrazione del mese di dicembre. E allora attenzione, perché molte persone vorranno avere questo fantastico speciale, specialissimo, una ruota a Torino. E allora, beh, queste tre condizioni distinte alla ruota del Lotto di Torino sono veramente importanti, sono la conferma di quello che sarà il nuovo ambo vertibile, perciò un ambo secco, due numeri secchi alla ruota del Lotto di Torino, proprio in ambo secco. Quindi questo ambo secco diventa l'ambo base e poi si potrà anche giocare, se vorrete, con il 90. E sempre alla ruota del Lotto di Torino avremo l'ambo interno con il 90. Allora, Sheila, io vado subito in redazione, così passo le condizioni agli amici che stanno seguendo Casalotto. Faccio capire perché è importante questa informazione della ruota del Lotto di Torino. Tre condizioni sono la conferma, appunto, di questo speciale Una ruota Torino. Andiamo di là, grazie. Molto bene, è l'895095 come primo portale di questa mattinata. E allora, signori, attenzione, perché abbiamo queste tre fondamentali condizioni alla ruota del Lotto di Torino. In primis, tre
3039, sono i radicali del 3, quindi lo sapete che dopo i radicali bisogna sempre valutare l'ambovertibile. Ci viene in aiuto il 6066, perché questo è un altro radicale che conferma, pensate, il vertibile del prodotto dei radicali del 3, 39. Allora attenzione, perché qua abbiamo un ambo secco di due numeri, l'ambo vertibile alla ruota del Lotto di Torino. 30-60, somma 90, importantissimo questo simmetrico, 30-60-90. E allora attenzione, perché sapete perché diventa veramente più forte il 90 a questa ruota? Perché nella condizione del 90 abbiamo coinvolto il 30-60, che sono in pratica i due radicali di partenza, ovvero 3, 30, 39 e 60, 66, e il 90, la ruota del Lotto di Torino, oltre ad essere attesissimo anche statisticamente, è la conferma di un ambo e di un terno. Tutto qua, perciò alla ruota del Lotto di Torino, tutto a Torino e non solo, 90 e non solo, 90, un ambo e un terno, una ruota e il super ambo vertibile sempre alla ruota del Lotto di Torino. Signori, fate vostra questa informazione tramite l'895 095, ripeto 895 095, tasto 3, importante informazione, valutatela ora. Dancing in the snow in our pretty plane, earth the fields we go, Shayla and Kiki makes the best on bobtails, making spirit dry, now we dance and sing. Suona il campanello, chi sarà?
che vorrà, notte fonda. Molto bene, allora stavo notando la vera importanza di questo ambo secco alla ruota del Lotto di Torino. È un ambo vertibile, quindi un ambo a specchio, e lo potete anche trattare se vorrete con il 90, beh, fate assolutamente bene. E poi c'è l'ambo interno con il 90 sempre alla ruota del Lotto di Torino, quindi un portale fantastico, un contenuto ristretto, Torino una ruota, quindi è alla portata di tutti voi. 895-095, Sheila. Grazie Leo. Allora andiamo nella prima notizia dal titolo Arte Varia, Vaffangrappa. Allora l'autore, il super artista Maurizio Cattellana, che è anche tra l'altro l'autore del celebre dito medio che è esposto già da un bel po', da 10 anni, dal 2010 al centro di Piazza Affari a Milano, aiutato da due amici creativi anch'essi, Charlie Vezza e Paolo Della Mora, eccoli qua tutti e tre insieme, ha creato la sgrappa, e la vediamo, ecco che arriva, fatta a mano eppure col dito, ovvero la miniatura della scultura del Vaffa suddetto. Un'ottima grappa, a quanto pare, con la quale brindare alla fine. Vedi, vedi che era il mio segnale quando ti dissi Lio, io un bel Vaffa alla mezzanotte lo voglio fa. E qua ci sta giusto a fagiolo, brindare con una bella bottiglia col dito Vaffa 2020, l'idea ci ragazzi sta, eh? È geniale, ve la passo. Ma ci sta alla grande, quindi penso che con te è bella la bottiglia. Sì, sì, con il molto sottoscritto, il canto del balcone, l'ultimo canto del balcone del 2020 sarà proprio Vaffa. Sì, sì, giuro che mi faccio un filmino in diretta, lo registro, quello è, poi lo mando. Urlo. L'unica cosa che a me è la grappa, il rum e il whisky non piace, però la bottiglia, scusate, è stupenda. No, è spettacolare, che design, ragazzi. Sì, che è vero, ci sono delle bottiglie che sono veramente fantastiche. No, vabbè, e poi, molto bella. Poi ti dirò una cosa, Sheila, anch'io ho a casa una bottiglia comunque molto bella, non una classica bottiglia, l'ho riempita di lucine colorate che si accendono e si spengono, meravigliosa. Quindi è vuota la bottiglia? Vuota, sì, sì, assolutamente. È stata trincata? No, ho versato il contenuto in una caraffa. Proprio perché avevo in mente di fare questa cosa, e devo dire una bella, veramente una cosa splendida. Ma sì, è piccola, sì, o grande? Piccola. Ah, carina, sì, sì. C'era del rum che tu non bevi come che me. Io non bevo, quindi l'ho travasato in una caraffa e appunto ho messo questi LED colorati. Bellissima questa bottiglia. Dire a qualcuno che ama il rum che lo hai travasato in una caraffa è come dire non lo infatti, so. Infatti lo so. Guarda, ma se era per me lo buttavo anche nel lavandino. Sì, certo. Io sono così. Oh mio Dio. Allora andiamo avanti con la nostra diretta. Beh, noi non perdiamo mai l'occasione comunque per ridere, per sorridere, per farvi sorridere, perché comunque dobbiamo portare un po' di felicità nelle vostre case, non solo per quanto riguarda il gioco del lotto. È bello anche vincere un ambo e un terno, quindi attenzione, perché ci sta molto bene anche l'ambo alterno che può arrivare. E allora attenzione, perché si parla di statistica, si parla di numeri e di conteggi numerici. Voi lo sapete, perché già ne abbiamo parlato anche ieri, dell'informazione del momento, dell'informazione di questo dicembre 2020. Allora attenzione, perché proprio con questa settimana noi siamo partiti appunto con le informazioni dedicate al Natale. E allora abbiamo già parlato della ruota del Lotto di Milano con ambo eterno di Ambrogio, un ambo eterno statistico fantastico, perché dovete sapere che oltre alla smorfia del calendario del sottoscritto e di Marco, dove in questo periodo, e questo accade oramai da 22 anni a questa parte, c'è sempre l'ambo eterno di Ambrogio, quel terno in quarantina, i consecutivi
49, 48, 47 confermano lambo e il terno, quindi attenzione perché sono due informazioni e appunto confrontando i numeri io e Marco abbiamo raccolto solo i numeri che si ripetevano ed è veramente formidabile. E poi attenzione perché c'è un terno secco, ultimo terno secco, numeretto 8 nel terno dell'Immacolata. Signori, una valutazione veramente stringata, ristretta, che vi permetterà di portare in campo solo ambo eterno alla ruota dell'8 di Milano, ambo eterno di Ambrogio e poi il terno con il numeretto 8. Andiamo di là in redazione, grazie. Molto bene, è l'89-22-77, ripeto 89-22-77 e dopo il tasto 3 voi avrete la possibilità di avere pochi numeri, i migliori in assoluto, ruota dell'8 di Milano, un ambo e un terno, ambo eterno di Ambrogio, 49-48-47 è una delle due condizioni che conferma questo ambo e questo terno secco. Signori, ascoltatelo oggi perché è l'ultima possibilità, poi lo sapete che ci sarà da attendere un intero anno, ma oggi lo potete far vostro questo ambo e questo terno secco. Seconda e ultima informazione, ottimo, speciale numeretto 8 con il terno dell'Immacolata dedicato alla nuova estrazione. E allora signori, 89, 22, 77, dopo il tasto 3 avrete questa possibilità imperdibile. Uno, due, tre, Natale c'è. Palle rosse e blu for me and you. Cocco de bau bau e pio pio. Tu mi tiri su Natale mio. Quando tutto è storto viene da sé, Natale c'è. Voglio ballare con Babba Natale, vestita per l'occasione. Voglio mangiare fino a scoppiare, guardando la televisione. Viola, verdi e gialle, quante palle cadon dall'abete senza rete, tavola imbandita e ben condita, il Natale allarga la tua vita. Se va tutto a pezzi poco male, è Natale. Voglio indossare due ali di penne e svolazzare nel cielo. Voglio sfrecciare insieme alle renne con un bel colmato di pelo. Pacchi dappertutto, ammucchia sacchi, programmi TV tutto e di più. Canta tu che poi stoniamo insieme, il Natale sì che ci intrattiene. Lascia il panettone tutto a me, Natale c'è. Voglio guardare 200 vetrine illuminate a giorno. Voglio iniziare uno shopping finale senza più fare ritorno. Uno, due, tre, Natale c'è. Palle rosse e blu for me and you. Cocco de bau bau e pio pio, tu mi tiri su Natale mio. Cocco de bau bau e pio pio, tu mi tiri su Natale mio. Uno, due, tre, prova, 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 siamo in onda? Bene. Attenzione, attenzione, notizia importante. Quest'anno la consueta festività natalizia sarà sospesa. Al suo posto arriva il Natale Shock.
Seconda notizia, di nuovo insieme, restiamo in tema insomma dello spirito del Natale, ci avviciniamo a un giorno molto molto speciale per tanti bambini, per tante città d'Italia, è sentito ancora più del Natale, e parliamo di Santa Lucia, perché domenica appunto il 13 di dicembre si festeggia Santa Lucia, la santa originaria di Siracusa. Al tempo di Diocleziano portava cibo ai cristiani rifugiatisi nelle catacombe. Per avere le mani libere portava in capo una corona di candele che illuminava la via. Da allora Santa Lucia è diventata anche la portatrice di doni ai bimbi, soprattutto nelle zone lombarde, Bergamo, Brescia, Crema, quei paesi lì, e col suo asinello percorre le strade nella notte del giorno più corto dell'anno. Di lei e del culto che alimenta la sua luce anche in Scandinavia parleremo sicuramente anche nei prossimi giorni, e anche in Sardegna, perché mamma, tra l'altro anche suo onomastico perché si chiama Lucia, ogni anno ci racconta di quando erano piccolini e non vedevano l'ora che arrivasse Santa Lucia. Poi sai, allora non c'era nulla, quindi nelle calze c'erano solo proprio torrone, carbone, arance, sai, arance. Di regali purtroppo ce n'erano pochi, però era molto atteso il giorno di Santa Lucia. Beh, in realtà era proprio così. Poi io ho sempre amato, Sheila, le storie che mi venivano raccontate da mia nonna, dalla mia povera mamma, ed è sicuramente stato negli anni passati un Natale sicuramente diverso, magari anche e soprattutto nella povertà, ma molto molto sentito. E quello che tu hai detto è giusto proprio per quanto riguarda Santa Lucia. E poi dobbiamo anche tener conto di una cosa: Santa Lucia è la giornata più corta che ci sia, quindi adesso tra una settimana circa sarà Santa Lucia, poi entreremo appunto nel solstizio d'inverno, perché ancora non siamo in inverno, e questo accadrà il 21-22 di dicembre, e poi arriverà il nuovo anno, e già con gennaio qualche minuto di luce in più nella giornata ci sarà, quindi piano piano portiamo pazienza che ne usciremo vincenti un po' da tutto. Piano piano, dai, poi sì. Parleremo di un dolce buonissimo in Sardegna, lo fanno tra l'altro con il miele e le mandorle che hanno loro, spettacolare, che è il torrone, che io amo, e quindi non oso. Adesso vabbè, purtroppo non si possono fare le sagre, le feste di paese, mi spiace molto perché Santa Lucia in Sardegna è molto sentito e fanno sempre una grande festa, e quest'anno non si potrà fare nulla. Sì, è brutto, perché comunque anche qua a Milano sarebbe partita la fiera degli Obei, quindi le bancarelle di Natale in Piazza Duomo era sempre un classico. Qualcosa di bello, di classico, di una tradizione, andare una almeno tradizione. A fare un la Scala di Milano, la fiera dell'artigianato. Sì, certo, assolutamente sì. Quindi dai, l'anno prossimo sicuramente sarà più bello, non ci pensiamo e andiamo avanti sempre. Dobbiamo stare attenti, attentissimi a tutto ciò che si fa. Lo possiamo fare, quindi con le precauzioni. Allora, io ritorno in redazione per darvi un'altra possibilità importante, dove io e Marco abbiamo valutato la nuova condizione nell'88. Allora, avete visto che l'88 è un numero importante, che con l'89, quindi 88-89, sono due numeri frequenti, ma in questa estrazione è attesissimo l'88 con questo ambo e con questo terno secco. E attenzione, perché come seconda informazione vi porto a Napoli-Palermo, dove l'ambo uguale nel quadrato perfetto confermerà sempre un ambo e un terno. E allora andiamo di là in redazione, grazie. Bene, abbiamo l'89-34-94-94, ripeto 89-34-94-94, e dopo il tasto 3 voi avrete la possibilità unicamente di avere lo speciale, anzi lo specialissimo 88. E allora attenzione signori, perché questo 88 avrà un ambo e un terno. Ringrazio Marco che mi ha passato l'informazione migliore legata all'88, ruota di Firenze e Palermo. La condizione
condizione storica 35-53, somma 88, figura 8. E poi attenzione, perché quel 34 la salunga, perché è sempre il precursore, è il numero spia dell'88. E allora la valutazione consiste in un ambo secco e in un terno secco stop Firenze-Palermo. A Napoli-Palermo dal 28-48 ambo uguale in questo quadrato arancione perfetto, conferma un ambo e un terno secco. Beh, è chiaro signori che potete scegliere l'informazione che volete all'88. 34 94 94 tasto 3. Entrate ed ascoltate questi due speciali in una sola chiamata, in questa chiamata, perché è chiamata unica per tutti voi. Via con le vostre chiamate. Lui scivola col tacco sopra il ghiaccio mentre dalla mano il pacco cade a terra con fragore. Lei gira e poi rigira la brodazza dentro la grossa pignatta asciugandosi il sudore. Niente di male, è solo Natale, lui sempre la festa ti fa. Giorno speciale, ecco Natale, che mai un po' di tregua ti dà. La 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 Jingle bells. La 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 ai 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 ai. Segue quella strada tutta dritta mentre a bordo della slitta cerca di non cascar giù. E fissa quella folla troppo fitta mentre esplode la marmitta, proprio non ce la fa più. Niente di male, è solo Natale, lui sempre la festa ti fa. Giorno speciale, ecco Natale, che mai un po' di tregua ti dà. Distrutto il suo vigore. E cade sul divano addormentata, molle come una frittata, non ha tempo per l'amore. Niente di male, è solo Natale, lui sempre la festa ti fa. Giorno speciale, ecco Natale, che mai un po' di tregua ti dà. Niente di male, è solo Natale, lui sempre la festa ti fa. Giorno speciale, ecco Natale, che mai un po' di tregua ti dà. Niente di... Noi siamo tutti a bordo di un UFO che ha la forma di un grosso gufo. Nella Via Lattea bianca di neve corre la grande stella cometa, noi la seguiamo per la via più breve ed arriviamo dritti alla meta. Noi siamo tutti a bordo di un UFO che ha la forma di un grosso gufo. Segui Saturno e poi virati sotto, prova il pianeta Casalotto. Noi siamo tutti
Siete pronti? Perché tanti amano questo dolce tipico proprio natalizio. Parliamo del torrone, che è tipicamente italiano, composto da albume d'uovo, miele, zucchero, viene poi farcito anche con frutta secca tostata. Il suo nome viene proprio dal latino torrere, che significa abbrustolire. Il torrone, quello duro, micidiale per i denti, è sottoposto a cottura extralunga, pensate, fino a 12 ore. Quello morbido, che piace a me e anche a Lio, cuoce solo 2 ore. Notevole la variante ricoperta di cioccolato. Per gli amanti del cioccolato, ogni regione italiana però produce il suo tipo di torrone, compresa la Sardegna, che la citavo prima, pensate che lo produce dal 1600. Famosissimo il modo di dire, non lo sapevo, tutto lombardo, non mi menare il torrone, ovvero non mi scocciare con discorsi noiosi e ripetitivi, come appunto l'azione del girare l'impasto del torrone. Ma davvero? Sì, sì. Tipico lombardo questo modo di dire, non mi menare il torrone. Ah, il turon. Il turon, non lo sapevo, scusate. Ma dai. Sì, un dolce buonissimo, buono, tradizionale di questo periodo, in quello morbido lo preferisco ed è veramente buono, adoro. buono. Sì, cara Sheila. Beh, senti, qualche pecca sotto ma le teste, certo, scusate. Ovvio, poi... se ci togliete anche quelle. Infatti, no, quante brava. Cose buone adesso per Natale. Ma certo, l'importante è non esagerare, e si può comunque assaggiare tutto, sempre bisogna trovare l'equilibrio in tutto, nel cibo, nel gioco, in tutte le cose. L'equilibrio secondo me è la cosa migliore, di conseguenza Natale arriva una volta l'anno ed è chiaro che comunque qualche strappo alla regola si può e bisogna farla. Non mi ricordo se tu o Marco sei più di panettone o Pandoro, tu come me. Non no, mi io sono Pandoro. Ah, come me. Ecco, invece Marco mi sa panettone. Che un panettone con le uvette canditi, sì, giusto? Sì, sì, ok, sì. È vero. Bene, Sheila, andiamo avanti con la nostra diretta e ritorniamo sull'ambo eterno del giorno, quindi ambo eterno nello speciale Milano una ruota, ambo eterno di Ambrogio, e attenzione al terno con il numeretto 8, il terno dell'Immacolata. Io ritorno in redazione anche perché siamo addirittura d'arrivo proprio per quanto riguarda questa diretta. Andiamo di là, grazie. Benissimo, sono ancora in redazione, l'89-22-77, ripeto 89-22-77 è lì per voi, a vostra completa disposizione. Dopo il tasto 3 voi avrete la possibilità di avere nello speciale una ruota Milano, dopo il terno di consecutivi 49-48-47 abbiamo l'informazione in ambo interno, lo abbiamo chiamato ambo eterno di Ambrogio, questo appartiene anche alla smorfia del calendario di Lio e di Marco, quindi questa è l'ultima possibilità, perché poi dobbiamo aspettare un intero anno per avere appunto questa formula a Milano. E per concludere, speciale numeretto 8 nel terno dell'Immacolata, fate vostra questa informazione all'89-22-77, tasto 3, informazione importante per questa estrazione. Via con le vostre chiamate. Baila. Amor col Natale in cor, baila mi amor col Natale in cor, baila mi amor col Natale in cor. Baila mi amor col Natale in cor.
Molto bene, concludiamo questa diretta con la super promozione del giorno, ovvero tramite l'89 22 88 avrete questo fantastico terno secco, numeretto 9 sarà il protagonista, attenzione 9 figura 9 in un fantastico, in un solo terno secco, valutatelo attentamente. E poi attenzione 89 con un ambo secco, beh questo ambo è meraviglioso anche perché è uno dei miei ambi personali, allora attenzione, estrazione straordinaria mercoledì 9 dicembre 2020 con ambo eterno del giorno, fatelo vostro all'89 22 88 tasto 3, il portale costa meno di 2 euro, poco più di 1 euro da rete fissa dai cellulari per tutta la durata della chiamata e avrete un contenuto ristretto ma molto importante. Via con le vostre chiamate. Tanti auguri, tanti auguri, tanti auguri, oh yeah. Natale caramella, Natale cioccolato, la zuppa è sempre quella del Natale zuccherato, quello che manca è un Natale manco, quello che manca è un Natale manco, quello che manca è un Natale manco, quello che manca è un Natale manco. Tanti auguri, tanti auguri, tanti auguri, oh yeah. Natale scintilloso, Natale brillantante, Natale sempre quello molto poco entusiasmante, quello che manca è un Natale manca, quello che manca è un Natale manca, quello che manca è un Natale manca, quello che manca è un Natale manca. Danza con le botte e le catene, questo sì che ti fa stare bene, scuoti quella cresta colorata, vieni buon Natale alla giornata. Tanti auguri, tanti auguri, tanti auguri, oh yeah. Allora noi come solito con i 30 secondi ci riteniamo per dirvi grazie di averci seguito anche in questo appuntamento. Casalotto ritorna tra poco sempre in diretta alle 14.35. Grazie Sheila, grazie a Marco, grazie a tutti voi che avete seguito il mattino di Casalotto, 14.30 nuova diretta, noi ci saremo e vi aspetteremo. Ciao Sheila. Come sempre, ciao Lio, grazie. Ciao, ciao, ciao.